Ecco, professoressa Graziottin, Marina Toschi, che è vicepresidente dell'Associazione Ginecologi Territoriali, ha fatto sapere appunto che in Italia abbiamo i contraccettivi tra i più costosi d'Europa, lo diciamo pochi istanti fa, troppo cari per tante coppie con difficoltà economiche, ma poi ha aggiunto, siamo di fronte a quel paradosso che mentre l'aborto è gratuito, la contraccezione è a pagamento. Professoressa Graziottin, in effetti siamo davanti a una situazione di questo tipo, a tutti gli effetti? Ma è assolutamente vero, quanto dice la collega che conosco bene e stimo molto, che siamo veramente nella follia, che oltretutto un contraccettivo, è vero che sono tra i più cari d'Europa, ma alla fine con 20 euro al mese rimborsati al Servizio Sanitario Nazionale, noi daremmo veramente una protezione formidabile alla salute della donna. Perché? E apro un'altra grande finestra di considerazioni per le ascoltatrici, ma anche per gli ascoltatori o i genitori, che è questa. Quando noi facciamo una contraccezione sicura, soprattutto se oggi scegliamo i regimi, invece che 21 giorni e 7 di pausa, quelli che fanno 24 e 4, appunto 26 e 2, oppure addirittura in continua, noi andiamo a togliere l'infiammazione associata fisiologicamente alla mestruazione, che tuttavia in almeno un terzo delle nostre ragazze dà sintomi importanti. Una mestruazione molto dolorosa da essere invalidante, l'endometriosi, pensate agli attacchi d'asma. Il 28% delle giovani donne e delle donne in generale che soffrono d'asma hanno un netto peggioramento dei sintomi durante la fase mestruale. Bene. Do una pillola in continuo con una piccola finestra tra una scatola e l'altra per capirci, finestra intendo 2 giorni, che cosa succede? Che io azzero gli attacchi d'asma. Se ho degli attacchi di cefalea mestruale, con una pillola in continuo me li tolgo. Se ho una ragazza sportiva che ha dei cicli abbondanti e io le do una pillola che è approvata per la riduzione del flusso, che cosa faccio? Le consento di continuare a fare lo sport che ama, restare competitiva, ad avere un'ottima sideremia, che significa anche avere un umore migliore, una migliore proattività in tutti gli aspetti della vita, essere più gioiosa, più serena e, by the way, fare anche l'amore più di gusto, perché la depressione ammazza anche il desiderio. Quindi considerate anche che non dobbiamo essere minimalisti nel leggere la contraccezione come semplicemente un'inibizione di un concepimento indesiderato, una prevenzione. Ma possiamo considerarla veramente come un aiuto formidabile per ridurre tutti quei sintomi perimestruali che riducono nettamente sia la qualità di vita sia anche il progetto di futuro. Quindi, quando io parlo di contraccezione, illustrando tutti questi aspetti, vedo una grande attenzione, tanto vero che io ho il 46% delle mie pazienti in età fertile in contraccezione attiva, che è 3 volte la media italiana. Questo significa che se il medico presenta bene molti vantaggi, non solo sul fronte della contraccezione, ma anche della salute personale del progetto di vita, la donna è molto più motivata. Perché? Perché il principio di ricompensa ci porta a fare volentieri o a scegliere volentieri quell'attività o quei farmaci per le quali percepiamo un beneficio personale. Sono Allora, pronti i suoi illustrando colleghi, bene professoressa questo, possiamo Graziottin? dare dei risultati formidabili. Sono pronti i suoi colleghi ad un passaggio del genere? Le faccio questo tipo di domanda perché ci è capitato a volte di avere appunto ai nostri microfoni ginecologi che forse necessiterebbero di un passaggio formativo, tra virgolette, lo mettiamo da questo punto di vista, perché a volte c'è un po' di Lei ha resistenza. ragione, e infatti stiamo facendo moltissimo su questo fronte. Io sono anche molto impegnata con la mia fondazione, proprio in corsi, anche rivolti in particolare ai giovani, per i quali c'è molta attenzione a tutti gli aspetti strumentali, la colposcopia, l'isteroscopia, la laparoscopia, tutto quello che è la chirurgia, se vogliamo, della professione, ma sempre meno attenzione a una formazione accurata su come fare una consulenza di qualità che crei un rapporto di alleanza terapeutica tra la paziente o anche il paziente naturalmente e il proprio medico, in cui col linguaggio appropriato noi facciamo capire in termini semplici ma scientificamente impeccabili quanti vantaggi può avere questa giovane donna o questa signora anche in perimenopausa. In questo modo abbiamo una motivazione molto forte e quella che viene chiamata un'aderenza al trattamento, perché non è più che lei obbedisce a un mio, tra virgolette, a mia prescrizione, ma la paziente fa propria la motivazione, aderisce alla scelta perché l'ha condivisa e a quel punto me la mantiene a lungo nel tempo finché non desidererà veramente un bimbo scelto, e a quel punto allora la prepareremo
prima del concepimento, perché come dico sempre, la prima cameretta che il bambino abita è l'utero della mamma, e la prima casa che abita è il corpo della mamma, renderle accogliente, prepararli opportunamente almeno 3 mesi prima del concepimento e buttar via totalmente alcol, fumo, droghe, significa veramente creare quel nido sicuro che poi ci consente di avere bimbi più felici e famiglie più serene. Ecco, l'ha citata pochi istanti fa, io sono proprio in questo istante sul sito della Fondazione Alessandra Graziottini Onlus per la cura del dolore nella donna, lo voglio dire alle radioascoltatrici, fondazionegraziottin.org, ci sono tante indicazioni fra l'altro legate proprio a patologie, non solo, con grande chiarezza la professoressa Graziottini va a fare dei focus proprio per spiegare nel modo più adatto possibile alcuni passaggi legati alla salute al femminile. Prima di salutarla, professoressa Graziottini, sono diverse le donne che vorrebbero da lei un commento in relazione ai medici, in questo caso ai ginecologi, obiettori. Professoressa Graziottini. Ma il commento è addolorato perché noi abbiamo una percentuale altissima in alcuni ospedali, addirittura bisogna chiamare i medici gettonati da fuori. Io credo che se tutti i medici si impegnassero almeno nella contraccezione, nelle modalità che abbiamo illustrato, io credo che portando a zero o a quasi al minimo storico l'aborto, anche il 20% di non obiettori riesce a rispondere alla domanda in maniera adeguata. Credo però che ognuno di noi, come professionisti e come persone, debba fare un serio esame di coscienza su qual è la propria posizione etica nei confronti della prevenzione e della vita. Torneremo sicuramente a parlarne, grazie per ora alla professoressa Alessandra Graziottini, direttore del Centro di Ginecologia Ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Grazie davvero professoressa per il suo tempo e la sua puntualità. Grazie mille, a voi, a presto. Buona giornata a tutti, grazie.